Benvenuti a questo nuovo incontro con l'autore. Oggi sono in collegamento Skype con Domenico Mucedola. Grazie Domenico e benvenuto. Grazie dell'ospitalità, buongiorno a tutti. Grazie a lei. Allora, alle mie spalle i nostri spettatori possono vedere la copertina del suo libro prima di tutto e io partirei proprio da qui. Lei non è un autore nuovo ad esperienze di scrittura, prima di tutto, quindi è uno dei suoi lavori, una delle sue, a me piace chiamarle così, fatiche letterarie. Mi piacerebbe che ci delineasse rapidamente quello che è il contenuto e poi vorrei partire da un'affermazione che ho letto a proposito del libro per condividerla con lei. Sì, si tratta di un'esperienza in Somalia di due ragazzi romani che dopo diverse peripezie riescono a liberare il fratello di Fatima, appunto due personaggi, che è in prigione a Mogadiscio e rischia la pena di morte. Quindi il romanzo si articola in questa fase di viaggio, diciamo avventuroso, per raggiungere l'Iban, il ragazzo, e poi la liberazione. Ecco, non è un giallo che lascia la suspense fino alla fine, si sa già che i ragazzi tornano, e quindi è giocato invece su altre esperienze, altri elementi, insomma. Ecco, non è suspense fino alla fine per vedere se si salvano o meno, ecco, non è il giallo. Io ho letto un'affermazione che lei ha rilasciato in cui ha definito il suo romanzo un romanzo d'amore in senso ampio. Io trovo questa definizione molto bella perché credo che l'amore sia veramente un po' alla base di tante delle azioni e anche dei protagonisti del suo romanzo, però mi piacerebbe che lei ci spiegasse questa affermazione. Sì, in senso ampio, perché si tratta di amore tra i due ragazzi e quindi una storia d'amore classica, se vogliamo, ecco. Ma poi è anche un amore che si estende un po' a un'esperienza universale, perché è un amore che va oltre il bene ricevuto e il bene dato, ecco. Quello che si riesce poi alla fine a ottenere è proprio l'amore in senso greco, la agape, insomma, ecco, l'amore universale. Anche verso, diciamo, il mio nemico, anche verso l'Aguzzino, che alla fine avrà un momento di riscatto, proprio, e qui vabbè, non vorrei spoilerare proprio il finale. No, assolutamente. Però bello questo concetto. Tra l'altro nel suo libro ci sono due citazioni significative all'inizio, una di Henri de Luca e una di Victor Hugo. Ecco, non so se possiamo considerarli un po' tra i suoi mentori, ma mi piacerebbe sapere da lei quali sono gli autori, le opere che l'hanno ispirata e alle quali si sente in qualche modo debitore piuttosto che legato. Sì, abbastanza debitore a Henri de Luca, naturalmente nella citazione lì all'inizio proprio, ma poi vabbè, dietro il romanzo si respira un po' di qualche americano, non so, Cormac McCarthy ad esempio, con i suoi romanzi memorabili, Philip Roth, ecco, devo molto a Philip Roth, oppure anche degli italiani, non dimentichiamo i grandi drammi della Mazzantini ad esempio, magari Mazzantini, quella di Pietro Antonio, in una dimensione un pochino più intima, sono scrittori ai quali non mi ispiro, diciamo, consciamente, ma che lavorano sicuramente a livello inconscio quando poi si scrive, insomma. Ecco. Anche i grandi scrittori, la Marquez, insomma, sono tutte le letture che uno scrittore ha nel suo bagaglio e che poi vengono fuori e si trasformano in un'opera nuova. È molto interessante questo punto di vista, cioè non l'ispirazione consapevole, nel senso vado e prendo, quanto piuttosto il lavorio incessante di queste opere che compiono un lavoro davvero importante a livello profondo e poi emergono quando è necessario. Lei, come dicevamo prima, non è alla sua prima esperienza, ma ha già scritto altre opere. Vorrei delineare rapidamente con lei quello che è stato un po' il suo percorso. Beh, diciamo che sono partito ormai tanti anni fa, in periodo universitario, quando studiavo giurisprudenza, io vengo da lì, sono formazione giuridica, un romanzo di formazione, sono partito con un romanzo di formazione e poi attraverso questo romanzo sono giunto attraverso anche tappe stilistiche diverse, no?
attraverso una storia di un terrorista, un contractor, ecco, operazione Alba Iulia. Poi fino ad oggi, diciamo, l'ultimo, forse più riuscito, che è proprio Prima di tutto, attraverso cinque romanzi, insomma, ecco, sono arrivato a questo ultimo romanzo, che sembra essere un pochino la conclusione di un percorso, ecco, La un percorso. conclusione di un percorso, ma l'inizio di qualcosa d'altro, immagino, Inizio perché se la qualcosa passione della d'altro. scrittura la connota da sempre, non credo sia un punto di arrivo, ma quello di una nuova partenza. No, sicuramente, perché il tema del viaggio, del recupero di persone, di sentimenti, c'è anche in qualcosa che ho nel cassetto che attende forse la fortuna di essere pubblicato. Ecco. Quindi c'è sicuramente questo tema che è l'ultimo che sto sviluppando. La rincorsa attraverso il mondo, attraverso mondi lontani, la rincorsa di ideali, che sono persone, ma sono anche poi sentimenti, contenuti, veicolati attraverso il romanzo, insomma. Bene, dalle sue note biografiche ho letto che fa parte anche della giuria di un premio letterario, di un concorso letterario. Com'è essere dall'altra parte? E dunque è un'esperienza che fa molto riflettere, no? Perché ci si mette poi nei panni di altri scrittori che partecipano e quindi si prende un po' le parti, qualche volta invece non si prende le parti ma si critica duramente, perché ci sono anche persone che mandano lavori improponibili, assolutamente. Ma poi invece si vede lo scrittore in erba, anche i ragazzi, anche i giovani, che scrivono cose molto interessanti, oppure anche dei sessantenni, persone con un certo bagaglio anche, che scrivono, partecipano al concorso, e devo dire è una bella esperienza, permette di immedesimarsi e di trarre qualcosa anche da questa esperienza, vedendo gli altri. Immagino, probabilmente è uno scambio reciproco. Lei si mette nei panni degli altri per poi rivivere certe esperienze a livello personale. È una cosa molto affascinante e mi sono permessa di chiederglielo perché trovo davvero interessante questo circuito virtuoso. Ancora una domanda perché il tempo a nostra disposizione purtroppo sta arrivando al termine. Gli spettatori vedono alle mie spalle appunto la copertina di Prima di tutto. Vorrei che lei ci raccontasse un po' com'è nata e se e in quale misura lei ha avuto parte nella generazione di questa copertina. Ma con Capponi avevamo discusso un po' sul tipo di copertina. A me piaceva la copertina grafica, c'era la possibilità anche di fare una copertina fotografica, forse più anonima. Invece questa, così, forse più emozionante, questo tipo di copertina. Non so quanto indovinata, bisogna vedere poi il successo tra il pubblico, non so quanti l'apprezzano. Corto Maltese mi ricorda Corto Maltese, quindi ricorda quasi un fumetto, ma in realtà poi il tema è drammatico e tutt'altro. Quindi c'è sicuramente uno scollamento dal contenuto interno, insomma, la copertina esterna non riflette esattamente, ma è qualcosa che si è voluto fare per non essere seriosi. Estremamente, insomma, ecco, per dare qualcosa di più piacevole. In realtà poi il contenuto è drammatico. Beh, io gliel'ho proprio chiesto per questa ragione, perché avendo letto il libro mi sono però comunque ritrovata in questa copertina della quale ho apprezzato particolarmente il tratto grafico, riscontrando alcune somiglianze con alcuni dei fumettisti che io amo maggiormente, ma anche perché ho trovato molto interessante e anche destabilizzante nel senso migliore del termine questo gioco tra il contenuto e la copertina, per cui ci svela solo qualche suggestione, ma in realtà il resto dobbiamo scoprirlo leggendo. Lei ha una passione per le parole e questo si vede come se con le parole andasse a delineare degli affreschi che poi in qualche modo trovano forma grafica anche fantasiosa in copertine come questa. Il libro è uscito quest'anno, quindi è un libro di recente edizione. Lei ha già avuto la possibilità di presentarlo? Ha già avuto qualche feedback da parte del pubblico? Sì, qualche feedback durante le presentazioni, ecco, ho fatto già un paio di presentazioni e due o tre interviste, questa forse è la terza intervista televisiva o su
su altri canali, ecco. In questo caso si tratta di una TV con una vasta diffusione, canali locali, ecco, su Facebook anche, una diretta Facebook. E poi molti riscontri a livello di periodici letterari che hanno recepito il messaggio dell'ufficio stampa, no? Che ha comunicato un po' il messaggio che l'hanno recepito, l'hanno pubblicato, direi, un buon numero di riscontri in tutta Italia, devo dire. Sono Benissimo. soddisfatto. Per il momento sì, va bene. Direi di sì, questo mi fa piacere, è sempre piacevole avere appunto un riscontro, insomma poter anche imparare a cogliere aspetti magari non previsti da quello che è lo sguardo del lettore. Io mi auguro che prima di tutto possa continuare il suo viaggio in questa seconda parte dell'anno e anche in futuro e la aspetto, se le farà piacere, nuovamente in trasmissione per parlare di quelle che saranno le sue future attività. Intanto la ringrazio, le auguro buona continuazione e direi prima di tutto, grazie davvero. Grazie, grazie a voi tutti per l'ospitalità.